Ciao ragazzi, eccoci all'interno del gioco, come vi ho promesso. Siamo all'interno di Hero Hunter. Quello che vedremo ora è la schermata principale. Ok. E qui vediamo subito i vari menu che abbiamo. Abbiamo il menu campagna, dove noi andremo ad affrontare la campagna e la storia. C'è la possibilità di giocarla in normale, in difficile e in estrema. Ovviamente prima di poter fare l'estrema si deve completare un tot di campagne in difficile, e prima di fare il difficile si deve completare la missione a 3 stelle. A 3 stelle significa che non devi morire un eroe e devi soddisfare dei requisiti. La campagna io non l'ho ancora finita, perché comunque è importante la campagna per due motivi. Allora, la prima è per guadagnare oro e guadagnare verdoni, li chiamano, che sono i soldi che utilizzi per potenziare gli eroi, le abilità e gli eroi. La seconda motivazione perché serve andare avanti nella campagna è perché appunto ogni missione sblocca un determinato parte di equipaggiamento per l'eroe. L'eroe sale, adesso andremo subito nella voce eroe, prima di passare alla voce eroi vi faccio vedere una breve introduzione veloce del gioco di per sé. Allora, vi dicevo, il PvP, adesso c'è il gioco libero in cui si seleziona 5 eroi, ok? Io ho 5 eroi qua, e poi si gioca e in automatico viene scelto un avversario casuale. Poi abbiamo gli eventi, adesso non ce ne sono, ma quando ce ne sono, alla destra, dove vedete queste icone grigie, ci sono gli eventi. Sono sempre dei PvP, ma hanno delle regole diverse, tipo, che ne so, limitano magari certi eroi, utilizzi quegli eroi, hai magari un bonus di attacco, e inoltre come bonus ulteriore ogni tot di vittorie ti danno dei premi all'interno della voce che adesso andremo a vedere. Dentro eventi, quando ci sono alcune missioni PvP, ci sono cose come così, tipo ogni vittoria che utilizzi l'eroe ti dà 30 punti, c'è un'ipotesi, l'eroe per l'evento. Determinati eroi ti danno un bonus, e quindi quel bonus di punti lì ti fa andare su e ti fa prendere delle ricompense. Adesso noi facciamo una breve, questo non è il caso, ma comunque più o meno una cosa del genere, ecco. Non sono così tante di solito, si tratta di solito di 4-5 ricompense di media, però in questo caso degli eventi così è una cosa più lunga. Ecco, adesso passiamo al PvP cooperativo, che non è altro che il PvP, ma si seleziona due eroi tu, due eroi il compagno, contro ovviamente 4 eroi avversari, cioè 2-2. Questa cosa è stata introdotta da un paio di mesi, non da tanto. Io ogni tanto lo faccio, ma generalmente io mi limito a fare il PvP classico, anche perché gli eventi 99% sono solo su PvP normale. Passiamo alla sfida. Sfida, cos'è la sfida? La sfida è, azzeriamo, ok, è una serie di missioni che si fa per avanzare. Ecco, vedete, qui c'è la cassa, noi siamo al settore, riuscite a vederlo, a posto, ok, settore 1, c'è 7 settori, ma in realtà 5 contatene, perché ogni settore che si avanza la difficoltà aumenta. Settore 1 ti dà determinate ricompense, non ve lo anticipo, ma comunque se vinci questa si sbloccherà il secondo pallino, se vinci il secondo pallino si sblocca il terzo, e poi vi dà la cassa, che la cassa vi dà i punti sfida che li utilizzerete per comprare frammenti eroi nel negozio sfida. E ovviamente più si sale e più difficoltà aumenta. Gli eroi che ho utilizzato ad esempio nel settore 1 non potete usare nel 2, né nel 3, né nel 4, né nel 5, quindi è chiaro che bisognerà partire e mettere i più scarsi nell'1 in modo da avere, ecco, i più forti man mano che si sale. E se tu utilizzi gli eroi più forti che hai nel settore 1, ti ritrovi il settore 5 che ovviamente non hai gli eroi forti e non lo competi. Ora passiamo al raid di giocatore singolo. Anche qui, cos'è il raid di giocatore singolo? Beh, diciamo che non è altro che delle missioni, di norma ne hai 3 al giorno. Alcune volte, come in questo caso, che c'è un evento, vi dà anche frammenti eroi. Se fai 3 stelle ti dà queste ricompense, se fai una stella te ne dà una in meno, e man mano 2 stelle te ne dà 2 e 3 stelle te ne dà 3. Questi sono i raid cooperativi giocatore singolo speciale, però sono eventi questi, ogni tanto capitano, ti danno 2 possibilità giornaliere e 2 modi di sbloccare frammenti eroe
di un determinato eroe, ecco. Invece se poi c'è il raid giocatore singolo semplice, quello è una missione normale in cui non devi fare altro che vincere e sfidare i computer e ti dà queste ricompense, ecco. Man mano che la difficoltà aumenta, le ricompense aumentano. Ad esempio facile ti dà questo, medio ti dà quello e così via. In base a quando sali, vedete c'è un livello lì del giocatore. Più sali di livello, più sblocchi i raid, più sblocchi gli eventi e le altre cose. Ovviamente non basta salire perché tu sali a 90, ma hai gli eroi comunque molto bassi, che dopo andremo a vedere, ovviamente non serve a niente. Ora passiamo alla parte più succulenta che io considero. Raid cooperativi. Cosa sono i raid cooperativi? Beh, come lo dice il nome, sono dei raid che giochiamo in coppia con un compagno contro i nemici del computer. In questo caso c'è il risveglio della Gorgone. Il Gorgone è un robot gigante e magari si avanza tempo, ne faremo uno veloce, ecco, per farvi vedere. Lo sconfiggendolo vi dà i frammenti Gorgone in base alla difficoltà, vedete il livello 90, il livello 85. Se ad esempio c'è il livello 85 non puoi partecipare a 90. Ovviamente dopo man mano che sale gli sblocchi, ecco. Poi c'è questo il raid, sfida raid. Questi compaiono di solito quasi sempre che sbloccano un eroe nuovo. Ad esempio hanno sbloccato l'eroe nuovo, la donna che andiamo a vedere dopo. Questo vi aiuta a far sì che vi dà i gettoni. I gettoni potete usare per comprare la cassa evento. Nella cassa evento troverete il vestito, se avete fortuna ovviamente, di quella determinato personaggio, ovvero lei. Questo lei è l'eroe di questo mese. Obrex. Eccoci qua. Dopo ritorneremo. E questo c'è il raid cooperativo che ogni mese cambia di un determinato personaggio. Vedete come vedete vi dà tot frammenti di eroe in base alla difficoltà. Livello 90 ti dà 7 frammenti garantiti ogni vittoria. Il massimo che puoi ottenere in un giorno sono 15, come vedete lì a sinistra, quindi facendo due vittorie, ne fai una da solo, una magari ti fa invitare un tuo amico, ne puoi fare 14, altrimenti ne fai 7 o utilizzi l'oro per avere un'ulteriore possibilità di fare raid giornaliero. Io consiglio di magari stringere amicizie in modo da poterlo fare doppio gratuitamente, ecco. Questo, come dicevo, è una cosa che ogni mese c'è, ogni giorno c'è in realtà, però ogni mese cambia l'eroe. Questo è un eroe 5 stelle, il mese scorso c'era un eroe 7 stelle e così via. Adesso noi passiamo alla parte. C'è molto da dire su questo gioco perché sembra veloce, ma chiedo scusa, ma è un gioco molto molto lungo. Su alleanze invece abbiamo la nostra alleanza, ad esempio sono un'alleanza giapponese, che possiamo unirci quando non è un'alleanza, ricerchi per nome o per consigliato e insomma puoi unirti, alcune sono aperte, alcune sono su richiesta, come i giochi, ecco, in cui ci sono le alleanze. Queste sono le pattuglie. Le pattuglie sono, come dice la parola, delle pattuglie, no? Tu metti 1/2 eroi, /3 eroi, come vedete qui in sinistra, e li mandate in pattuglia. Quando torneranno vi daranno la ricompensa che vedete qui in basso, 21 di gemme blu. E ecco, vedete, quando un alleato prende la missione, scompare e voi ne avrete un altro disponibile. Come in questo caso, ecco, io non ho applicato niente, solo per farvi vedere. E poi su terminato, quando lo completerete, vi dà questa ricompensa. Ogni pattuglia dà una determinata ricompensa, qui ne fate fino a un massimo di 4. 4 è in base al livello. Si partirà da 1, poi 2, poi 3, in base a... Io ve lo consiglio per un gioco che comunque non stufa più di tanto, un gioco semplice, non impegna tanto, perché come andremo a vedere è un gioco ben strutturato, bello perché appunto viene supportato ed è questo molto importante in un gioco. Ora passiamo alla parte dell'eroe, che è la parte più importante per come vedo io. Allora, come vedete io, vabbè, gioco da 2 anni, quindi insomma sono abbastanza salito bene, ecco. L'eroe di norma, ok, avrebbe 5 livelli. Adesso noi andiamo su un eroe che ho sbloccato da poco. Questo ad esempio è l'eroe nuovo, no? Ok. Come vedete qui c'è bronzo, argento, oro, platino e rubino. Rubino è una cosa sbloccata da circa 2 mesi, 2-3 mesi, non da tanto come quella, forse anche per così di più.
ovviamente per farlo salire devi aumentare di livello il personaggio un po', cliccando su aumenta. Facendo aumenta, lui utilizzerà questi frammenti che vi daranno nei raid cooperativi, nei raid giocatori singoli, negli eventi e cose del genere, ecco. E poi equipaggiando gli oggetti, come adesso andremo a vedere, il personaggio si salirà di livello. Adesso è facile perché ok, i livelli sarebbero 6 in realtà, c'è il verde, c'è il marrone, c'è il grigio, il giallo, il blu e il rosso, il verde è tutti gli eroi blocchi sono verdi. Dopo, come avete visto, sblocchi 5, 6 equipaggiamenti sali in bronzo, altri 6 sali in bronzo 1, come vedete c'è un'attacca, adesso vi faccio vedere che è più pratico, secondo me devo aumentare ancora un po'. Ok, adesso posso. Adesso salirà a bronzo 1. Ok. Dopodiché, dopo il bronzo 1, lei sale ad argento. Okay. Perché devo salire di... forse basta un livello, no. Okay. Perché determinati equipaggiamenti chiede di far salire il livello un po', ecco. L'eroe un po', ecco, adesso posso. Adesso vedete che argento sblocca la seconda abilità. Ecco, quello che voglio dirvi, che ogni volta che lei sale di una determinata classe, chiamiamo le classi, si possono definire come classi, ecco, cioè da bronzo argento, da argento oro e da oro a platino, perché in realtà poi rubino non è che dia un'abilità realmente. L'abilità rubino è divisa in base alla categoria dell'eroe, l'eroe attaccante, l'eroe difensore, l'eroe curatore e l'eroe tecnico. Ognuno di loro hanno un'abilità diversa. Lei infatti, se noi andiamo a vedere, ha la differenza tra un buon eroe e i danni è un grande eroe. Vedete che aumenta il danno, proprio per la perché lei è un attaccante. Distrugge le coperture e cose così. Ecco, quello che volevo dirvi, oltre a quello avete le abilità. Man mano che lei salirà di classe, sbloccherete le abilità. La dorata e la platino non sono abilità attive, sono abilità passive. Potenzieranno lei, il suo attacco, daranno ulteriori vantaggi, un eroe cambia. Invece la bronzo, eroi sono abilità attive che voi userete, nel caso userete l'eroe in manuale, oppure in automatico, lo userà il computer se voi mettete il gioco automatico. Come vedete, se sale anche la potenza dell'eroe e ovviamente aumenta anche il danno che fa con l'abilità. Ecco, questa è una visione veloce. Poi gli eroi che non avete qui a destra ve li indica e man mano che troverete i frammenti potete sbloccarlo, ecco. Come trovare i frammenti? Ora, come ho detto, nell'evento, nei raid cooperativi o nelle casse. Adesso ci sono tante casse perché c'è un evento. Questa è la cassa che vi dicevo del gettone. Quando capita in questi casi, vedete, 75 gettoni, non posso prenderla. Quando stasera si sbloccherà il raid, io potrò farle ulteriormente due, allora mi darà 400 gettoni. In base al raid che fate vi dà i gettoni, ecco, quello che vi ho fatto vedere prima. Poi potete comprarlo con l'oro, oppure con i gettoni evento che ogni tanto vi daranno, questi dorati e cose del genere. Io personalmente... vedete una cassa argento, sono gratuite, ne avete 5 al giorno e di oro 3 gratuite al giorno in ogni 8 ore. Poi c'è la cassa della Gorgone, che è l'evento che vi ho detto prima, man mano che ve lo farete vi dai i punti Gorgone e potete trovare queste cose qua all'interno, ecco. Questo è più o meno tutto quello che c'è in Hero Hunter, anche se in realtà c'è un po' di più. C'è una chat, ecco, c'è, per chi potesse pensare, c'è una chat globale, strategica. Globale si intende ovviamente mondiale, strategica per chi vuole magari aiuti per fare il PvP, VIP solo per chi ha speso almeno 1,10€, diventi VIP 1, da poi sbloccate tutto. Se proprio dovete spendere, spendete 1,10€, non vi consiglio di spendere di più perché comunque non ha senso, perché comunque è un gioco che basta avere pazienza che il tempo sali, ci vorrà un po' di tempo. E poi c'è la chat alleanza. Ok. Chat alleanza,
ci saranno, ad esempio, se uno sblocco un eroe, viene fuori dalla notifica e i messaggi dell'alleanza, ecco. E basta, cosa dire? Ah sì, vi faccio vedere un raid veloce. Dopo che lo completerete a 3 stelle, potete fare queste due opzioni: vittoria rapida, usando un biglietto rapido, o farlo normalmente, cioè andiamo su maestro, continua. Vedete, qui segno rosso perché la forza non è alta. Ma su un esempio andiamo qui. Poi, allora, c'è un'altra parentesi da aprire, perché la forza realmente è un po' un'incognita, cioè alcune volte se non ce la fai, ma la faccio la fai. Quindi dipende molto dalla squadra, anche se no. Questo è il gioco automatico. In alto potete disattivare, vedete là, il gioco automatico. Se lo clicco diventa manuale, sarete voi a non a comandare l'eroe, ma a comandare attacco, mirare. Il classico gioco dove stai magari fermo dietro una copertura e miri i nemici, è una cosa del genere, la tecnica è quella. Io ve lo consiglio personalmente, è un gioco che mi piace, che ti impiega poco perché metti in automatico, magari che non so, stai cucinando e vuoi comunque fare l'evento, lo apri, lo metti in automatico ed è facile da gestire, ecco, quello intendo. È un gioco bello, carino, supportato. All'inizio sì, era noioso all'inizio, devo essere sincero, perché c'erano pochissimi eventi, però col tempo, in 2 anni, ecco, vedete, vi dà questa cosa qua. Puoi fare il rigioca o successivo e passare quello di difficoltà superiore, ecco. Il raid cooperativo è, le missioni cambiano, le ambientazioni cambiano, ecco, quello è il gioco di per sé che vi trovate davanti, potete giocarlo a tempo libero, potete giocarlo quando magari cucinate, tornate a casa dal lavoro, come faccio io di mio, perché comunque durante il giorno si lavora, si torna a casa la sera, si ha del tempo libero, lo si avvia in modo da avere qualcosa da giocare, ecco, senza che impegni troppo, perché magari il gioco quando è troppo stancante, col tempo lo tendi a abbandonare. Invece una cosa come Hero Hunter, io ve la consiglio per quello, perché è una cosa che puoi giocare sia se hai tempo, e sia che magari non hai voglia di spendersi tanto tempo sul gioco, ma nonostante quello non hai voglia di rinunciare agli obiettivi, perché ora parliamo degli obiettivi, perché ogni giorno si ha 13 obiettivi, gioca 3 PvP, 3 missioni sfida, 3 raid cooperativi e così via, ce ne sono diversi come vedete. Se li completate tutti vi dà 30 di oro e 5 frammenti dell'eroe, e io vi consiglio di completarli, perché comunque, come ho già detto, lo mettete in automatico, non vi chiede con il tempo. Io quello che posso consigliarvi è di dargli almeno una possibilità, di non chiuderlo subito, di tenerlo per almeno un mese e poi fare, decidere un po', perché le cose si sbloccano sempre di livello, non le sblocchi subito, a meno che non spendi soldi, ma io non lo consiglio, come ho già detto. Se proprio uno deve spendere, spendi quell'euro e 10 per diventare VIP 1 e basta. Ecco. Io all'inizio sì, ho preso qualche pacchetto in 2 anni per supportare un po' il gioco, perché non mi piaceva, e quindi adesso sono VIP 7 o 8, ma è da un bel po' che ormai non prendo più pacchetti, l'ho preso all'inizio, ma adesso ho un secondo account anche che è un VIP 1, ho preso solo un pacchetto, basta. Se una cosa la merita, vale la pena supportarlo, secondo me. Però è anche vero che non è che serve per forza. Ecco, questo è il mio l'obiettivo del gioco, la mia opinione, ecco cosa ne penso. Ve lo consiglio, lasciatemi qui un commento qua sotto, un like, iscrivetevi al canale e vi prego commentate e condividete se vi piace il video, e se avete qualcos'altro da propormi mettete qua sotto un bel commento e vi risponderò il prima possibile. Ciao ragazzi, grazie per la visione.